com'è stata questa su e giù? E ovviamente anche sotto la statua. Faticosa, abbiamo fatto fino alla fine e siamo contenti. Ragazze, per quanto riguarda il percorso, un po' faticoso, soprattutto il centro storico. Sì, il tratto finale era stato quello più duro, però l'abbiamo fatto anche camminando. E il tuo nome? No. Per te invece com'è andata questa giornata? Su, abbiamo corso insieme e ce la siamo giocata fino alla fine. È stata molto bella. La parte più difficile del percorso? Le scalette. Mentre invece l'arrivo al campo scuola vi è piaciuto? Sì, assai. E ci siamo messi a correre. Qui in piazza. A te invece? Bene. Tutti gli atleti partecipanti. È il primo anno che vieni qui? No, a me è il terzo. E quest'anno rispetto all'anno scorso, come la giudichi questa manifestazione? Migliore, più bella. Una giornata di sport con tuo padre, chi è arrivato per primo a questa su e giù? Io l'ho superato molte volte e poi ho trovato anche difficoltà a fare molti scalini all'arrivo. Benissimo, mi sono tanto divertita, però ho fatto il passo dei bambini perché ovviamente bisogna far divertire loro più che noi. E come è giunta al traguardo? Un po' stanca? No, perché abbiamo corso e abbiamo camminato anche. A te invece com'è andata questa giornata? Ti sei stancata? No. Un pochettino. E il percorso invece? Un pochino. Bene, diciamo bene. La parte più difficile del percorso? Verso la fine, nel centro storico, tutte le salite sono state abbastanza impegnative. Il percorso è stato variato, ti è piaciuto di più rispetto a quello dell'anno scorso? Sì, è stato bello. Molto vario, siamo passati da varie parti, mi è piaciuto molto l'arrivo in piazza. A te invece com'è andata questa giornata? Una giornata da trascorrere con gli amici alla fine? Sì, alla fine sì, anche se è un po' stancante, però siamo stati tutti insieme. Tra tutti voi chi è il primo? Lui. Io.